Hola! Oggi make up tutorial su richiesta da parte della carissima Chiara, a cui mando un baciottissimo gigante a lei e anche a Ilaria e anche agli altri suoi due piccolini, che mi ha chiesto un trucco primaverile con i toni sui toni pastello, però un po' pazzo, e mi è venuto in mente quello che stiamo per fare insieme. Ho già messo la base sulla palpebra, ho utilizzato praticamente questo correttore della Yves Rocher, che però come correttore non mi è piaciuto perché è troppo chiaro e quindi si è anche rotto, e quindi lo sto utilizzando come base per gli ombretti e mi piace molto con questo suo nuovo utilizzo. E quindi adesso iniziamo subito con un pennello da sfumatura, ma non di quelli cicciottissimi. Vado ad applicare questo bel fucsia. Questa è la palette della Sleek, la Ultra Matte V1, questi bei colori pastello, e lo vado ad applicare alla fine dell'occhio. Faccio già la codetta e lo sfumo verso il centro, cioè verso un terzo dell'occhio. Sfumo anche verso il condotto lacrimale, sulla piega e poco poco sopra la piega. Non fa niente se non faccio benissimo la codetta, tanto poi usiamo il cotton fioc per correggere, oppure se preferite lo scotch, che non lo sto più usando in effetti, ma è comodo. Ecco qua. Ecco qua. E lascio un po' più intenso la prima parte della fine dell'occhio, qua. Mi piace molto questo trucco, ho avuto un sacco di... Io potrei fare le comiche quando giro il video, perché me ne succede sempre di tutti i tipi, perché l'ho già girato, ma ho dovuto cancellare il video perché appunto me ne sono successe di tutti i colori, ma va bene. Ora vado ad applicare questo bel verde della palette Technique Electric Beauty, che io amo da impazzire. Vado ad applicare con un pennello piatto e lo metto sulla palpebra mobile, ma non vado troppo verso la fine dell'occhio perché voglio che ci sia più il fucsia. Lo applico all'interno vicino al condotto lacrimale e lo sfumo anche verso la piega, tanto poi aggiungo di nuovo un po' di fucsia finché i due colori sono belli sfumati insieme. Guardate che bel verde. E senza aggiungere prodotto sfumo poco poco anche sulla rima inferiore, giusto per un punto luce, perché è veramente luminosissimo. Guardate che bello. E sfumo e aggiungo piano piano per raggiungere l'intensità che più mi piace. Ecco qua. Poi con questo stesso pennello lo pulisco un po' su un fazzoletto, vado ad applicare un rosa chiarissimo, un rosa veramente chiaro, questo qui, può far bacco, non si vede, perché non si vede, questo qua, questo qui, e lo sfumo sopra la piega col fucsia, così non abbiamo il fucsia troppo netto. Devo andare dall'estetista a farmi sistemare le sopracciglia. Sfumiamo un pochino così non è esageratamente netto. Poi con questo color cipria e un altro pennellino piatto pulito vado a dare un punto luce, a sfumare sotto l'arcata e anche all'interno, vicino al condotto lacrimale, da un bel punto luce. Dopodiché vado ad applicare una bella matita nera, eccola, vado ad applicare la matita nera sotto l'attaccatura delle ciglia inferiori e anche sopra,
tipo eyeliner, anzi con un eyeliner sarebbe meglio. E faccio anche la bugia. Prima pulisco col cotton fioc. Mi stavo scordando il dettaglio. Vado a pulire col cotton fioc, così viene proprio. Ta-da! Perfetto. E vado appunto a tracciare la righina con la matita nera all'interno dell'occhio, la col nera, che vado a fissare con un po' di ombretto nero matte e con lo stesso pennello obliquo vado ad applicare questo bel color lampone, sempre della palette Technique Electric Beauty, questo qua, e lo vado a sfumare sopra la matita nera all'attaccatura delle ciglia inferiori. Bello luminoso, riprende un po' il fucsia, ma è un po' più elettrico appunto. Ecco qua. E poi aggiungo un pochino e poi vado ad applicare il mascara. Oggi metto lo step by step della Wycon, che vi devo dire la verità, a me non ha fatto particolarmente impazzire perché è lungo da applicare, comunque lo metto e torno. Ecco qua, cioè, sembra che sia caduto perché è bello, bello, è molto denso. Comunque questo è il risultato. Se ci si sporca qua, adesso io lo faccio sempre la base, quasi sempre la base alla fine. Stavo blaterando e mi stavo dimenticando che dovevo fare l'altro occhio. Quindi il trucco occhi è finito. Ora vado ad applicare il fondotinta. Questo è Zero Difetti Rocher e il 200 Beige, che mi piace molto. E lo applico con la spugnetta, picchiettando. No, vabbè, c'avevo il burro cacao qua che fa la pastina. Con atti. Ora vado ad applicare il correttore anti-age della Maybelline, della Maybelline, e lo vado ad applicare zona occhiaie, sui brufolozzi bastardozzi e sulle imperfezioni. Dopodiché blush, questo bellissimo blush rosa, il Soho Pink di NYC, è troppo bello, e lo vado ad applicare semplicemente così perché si sfuma davvero molto molto velocemente e semplice. Ora non sono così tanto bianca come sembra in video, può far bacco. Come vedete, si sfuma davvero benissimo. E fisso tutto con un po' di cipria. E sulle labbra, ta-da! Il By Kate numero 20, il fucsia, che è favoloso. Ta-da! E questo è il trucco finito. Io spero, Chiara, spero tantissimo che ti piaccia. Spero, ragazzi, che piaccia anche a voi. Questo qua. A me piace un casino, fatemi sapere che ne pensate con un commentino e uno spolliciamento, se vi piace il mio canale, i miei video, scrivetevi così, in questo periodo sono di propaganda, iscrivetevi per non perdere i prossimi video, vi mando tanti baciottissimi, al prossimo, ciao! Ciao!